Raga, io ieri sono uscito con una tipa che fa dei numeri a letto che vi giuro non ho mai visto prima. Addirittura? Sì, cioè veramente una cosa assurda, è tipo al limite della magia. La magia, ma che è un prestigiatore. Tipo di prestige. Tipo. Veramente c'è una cosa che io non ho... Cioè, non so cosa faccio, abbia spento la luce, non lo so che cosa ha fatto, cioè, era proprio una cosa mistica, tantrica, non... Io però ti posso dire che comunque sto uscendo con una tipa, sono 15 anni, e questa fa seminari di danza, pilates e capoeira. Si mette le gambe dove tu pensi che non possono mai arrivare. Che te stai a scopa, madonna, scusa? No, vabbè, ma che vuol dire, madonna? Cioè, cominciavo da piccola. Cioè, devi avere proprio una base innata, capito? Cioè, certo, una cosa, sì, certo. Se non sei una zozza non ci riesci, certamente. Qual è il problema? Mi riesce un po' una madonna. Ma raga, la pischella mia fa un tiramisù della madonna. Come? Cioè, fa una cosa assurda, raga. Una cosa fuori di testa, roba che... Cioè, lo mangi, lo metti in bocca, cioè, ribalti gli occhi, ti formicolano le mani, ti dà la testa, cioè, una cosa... Una bomba. Cioè, non lo fanno tutto il tiramisù, cioè... No, cioè, ma come lo fa lei? Cioè, lei ti guarda mentre monta l'albume a neve, capito? Poi ne fa uno, due, tre, uno appresso all'altro, cioè, capito? Ma come lo fa? Ci mette i savoiardi... Ci mette i gentilini. Gentilini. Non lo fa quasi nessuno. Cioè, gentilini. La scorzetta di limone. La scorzetta di limone. Scusa, una cosa, ti posso chiedere un'altra cosa? Ma sopra ci mette tipo il cacao in polvere. Che dolce che sei. Ma no, ragazzi. Ma ci mette delle scaglie di cioccolato. Cioè, direttamente tagliate dal blocco, capito? Ce le mette sopra. Oh, pazzesco. Oh, quindi proprio la ricetta quella proprio classica, antica, che non si usa, cioè, no, che non si trova più. È il classico incontra l'innovazione. Uno, cioè, riesce a sembrare quello della nonna, però in realtà è un'evoluzione, capito? Cioè, ragazzi, devo andare un attimo in là, scusate. Sono una persona fortunata. Grazie. Grazie. Ragazzi. State facendo? Amore, non è come credi, posso spiegarci tutto? Non mi puoi spiegare proprio un cazzo, sei una stronza! Aspetta! Perché l'hai fatto? Non lo so, scusa! Non chiedermi scusa, non farlo! Scusa? Ti è piaciuto almeno? Perché fai così? Rispondi alla domanda! Sì, mi è piaciuto! E com'è stato? Diverso! Meglio? Basta! Rispondi! Come il tuo, ma più dolce. €4 con il cacao a 3,50. È fatto in casa? Non lo so. Sì, penso di sì. I soldi? Grazie. Ti va se prima un po' parliamo? No, per fuori sto lavorando.